Buongiorno, sono Saverio Fossati, Sole 24 Ore, siamo qui al Med Expo di Milano, allo stand del Sole 24 Ore, a fare due chiacchiere con gli esperti e in questo caso abbiamo interpellato l'architetto Concetta Sulpizio, che lavora con lo studio Rollino, che è il nostro collaboratore, e lei però questa volta non ci parlerà di questioni strettamente tecnico-costruttive o fiscali, ma di qualche cosa che è la conseguenza degli interventi di super bonus, sia sisma bonus che eco bonus, e cioè varranno di più queste case dopo che saranno finiti gli interventi, che comunque sono in gran parte pagati da contributi pubblici, cioè oltre ad avere una casa eccellente sotto il profilo energetico o antisismico, poi posso anche contare su una rivalutazione nel momento in cui la vado a offrire sul mercato. Lei che ne dice, architetto? Innanzitutto buongiorno a tutti, la risposta è affermativa perché questi incentivi statali, sia tutto il mondo di quelli che sono i bonus con le aliquote ordinarie che quelli che riguarda il mondo del super bonus 110%, hanno permesso di innalzare quello che è il valore del nostro patrimonio immobiliare in generale. In particolare abbiamo assistito un po' a quello che è stato lo sviluppo non solo all'interno dei centri storici e la rivalorizzazione degli immobili all'interno dei centri storici, ma anche nelle periferie e soprattutto nelle seconde case. In particolare il valore del patrimonio immobiliare è salito e si è rivalutato con questi bonus perché c'è stata una sensibilizzazione da parte dell'utente, anche dell'utente medio, per quanto riguarda le tematiche dell'efficientamento energetico. Hanno capito che efficientare un edificio significa anche renderlo meno energivoro, quindi questi finanziamenti hanno spinto a intervenire non solo nelle villette monofamiliari ma anche e soprattutto nei condomini, quindi c'è stata una rivalutazione degli immobili condominiali, in particolare delle periferie, e poi in un secondo luogo di quelli che sono i centri storici, perché questo tipo di bonus ha riqualificato anche degli immobili di valore storico dove era difficile intervenire perché particolarmente oneroso. Oltre a questo, a livello urbano e territoriale abbiamo assistito a uno sviluppo in particolare nelle città, nei grandi centri storici, ma anche nelle grandi città come Milano e Roma. Milano soprattutto perché è sempre stata molto più ricettiva a questo tipo di interventi e soprattutto perché sono sempre riuscite ad integrare ad andare avanti con piani strategici integrati. Ciò significa che insieme a una riqualificazione del patrimonio immobiliare si è assistito anche a un'integrazione di quella che è l'infrastruttura e lo sviluppo infrastrutturale per sviluppare intere aree. Ma per esempio, scendendo un po' più su un terreno di maggiore concretezza, con due classi energetiche in più, una casa media di un centinaio di metri quadrati, quanto riesce a incidere in percentuale sul consumo energetico? Del 10, del 20, del 30%? Allora, sicuramente potremmo arrivare anche al 30% di riduzione, poi dipende dalla tipologia di interventi, perché se riusciamo ad installare impianti ad alta efficienza energetica, impianti fotovoltaici e soprattutto legati anche al sistema di domotica, quindi di gestione dell'efficientamento energetico, riusciamo ad abbattere notevolmente i costi. Come dicevo prima, non solo nelle singole unità immobiliari, quindi nelle villette che sono particolarmente più energivore, ma anche negli stessi condomini. Insieme a questo sottolineo anche magari il fatto che è stata incentivata non solo lo sviluppo e l'efficientamento di questi edifici, ma con il sisma bonus è stato incentivato anche il miglioramento di quelle che sono le prestazioni strutturali dei nostri immobili. Ecco, sì, non dimentichiamo neppure che la questione della sicurezza antisismica, così come la questione del risparmio energetico, vanno anche comunque al di là del fattore puramente economico, perché si è trattato di una scelta del governo che ha uno scopo, diciamo, più ampio. Per quanto riguarda il risparmio energetico, si tratta di affrancare il più possibile l'Italia da quella che è la dipendenza energetica, quindi è una questione politica molto importante di cui penso che si renda conto anche quando si vanno ad affrontare
questi tipi di lavori. E per quanto riguarda la sicurezza sismica, sappiamo tutti che c'è una grandissima parte d'Italia che è in stato di grave sofferenza per questo tipo di sicurezza, e quindi anche se non sembra che ci si sia impegnati moltissimo in questo senso, certamente è una questione da affrontare con molta serietà, considerato anche che certo ci sia da fare il viso di congruità, c'è da fare l'asseverazione, c'è da evitare di fare le frodi allo Stato, però lo Stato paga per la sicurezza di tutti i cittadini. Da ultimo, un'ultimissima domanda sul mercato, visto che lei è particolarmente ferrato architetto, e anche la pandemia è andata a incidere in modo un poco altalenante sulla questione del mercato immobiliare, quindi se da una parte il super bonus ha tirato su le case di chi ci si è impegnato, invece la pandemia ha avuto un effetto, diciamo, abbastanza deprimente all'inizio, ma forse adesso le cose vanno un po' meglio, non so. Lei che dice? Sì, gli effetti della pandemia si vedono e cominciano ad avere si vedono i riscontri positivi, in particolare in questa seconda metà si è visto uno spostamento di quello che è il mercato immobiliare, che si è indirizzato piuttosto verso lo sviluppo di due tipologie di mobili. In particolare, all'interno dei centri storici si sono ridotte quelle che sono le taglie delle unità immobiliari, proprio perché si sono ridotte tra i 50 e i 70 metri quadri. Invece, per quello che è lo sviluppo post pandemia legato alle famiglie, ai nuclei familiari, si è assistito ad uno sviluppo di quelle che sono le seconde case, quindi la possibilità di fare smart working, l'utente ha preferito stare in uno spazio aperto, più vivibile, più grande, quindi si sono nati tanti degli sviluppi immobiliari nelle zone montane in particolare, o marittime, proprio perché c'è più possibilità di lavorare, stare in famiglia, condividere spazi, e quindi c'è questa necessità di comunque acquistare, per chi non può riqualificare, quindi legando al mondo dei bonus, ma anche per chi può acquistare questo tipo di alloggi, c'è stata una riqualificazione e uno sviluppo di quelli che sono i mercati immobiliari in queste tipologie di zone. Benissimo, grazie mille, così abbiamo dato un quadro di quella che è la situazione oggi del mercato e dell'importante influenza, non solo appunto sotto il profilo economico, come abbiamo visto, del super bonus, grazie all'architetto Sulpizio. Grazie a lei, grazie. Arrivederci.